Salve a tutti, 24 marzo, tanta carne al fuoco per commentare i mercati finanziari. In questo momento vi sto facendo vedere il grafico di Deutsche Bank che sta soffrendo a livello di titolo, ma anche di CDS, Credit Default Swap, quelle assicurazioni con cui gli investitori si coprono dal rischio fallimento del sottostante. Sono davvero in forte salita perché chiaramente il tema delle banche europee quanto americane non è ancora concluso, la vicenda è ancora da esplorare e i mercati finanziari non hanno ben chiare le idee di quello che accadrà da questo punto di vista. Oggi parliamo di questo e parliamo di chi in realtà alzerà i tassi di interesse qualora le banche centrali dovessero, come il mercato sta scontando, prendersi una pausa. Prima di partire, ovviamente, vi invito ad iscrivervi al canale con un clic sulla campanellina per avere gli update dei nuovi video. Vi invito anche a mettere un like per favorire YouTube, l'algoritmo e la diffusione di questi contenuti a più persone possibili. E ovviamente vi invito anche a leggere i miei approfondimenti su questi e tanti altri temi direttamente sul Sole 24 Ore. Lascio il link della parte web in descrizione. Ecco, questo è il grafico di Deutsche Bank. Le banche stanno soffrendo oggi in tutta Europa e i principali indici bancari ovviamente sono in difficoltà. Gli indici bancari sono quelli prevalentemente europei. Vedete, FTSE MIB perde il 2,35%, l'Eurostoxx 50 il 2%, un po' tutti i listini europei pieni di titoli finanziari, pieni di titoli bancari, stanno ritracciando e si stanno un po' allontanando dai massimi che avevano raggiunto il 7 marzo. Il 7 marzo è un periodo importante perché il mercato scontava tutt'altro scenario sul fronte tassi, tutt'altro scenario sul fronte recessione. Era ancora probabilmente focalizzato sul soft landing, atterraggio morbido dell'economia, quindi le banche centrali, quello scenario in cui le banche centrali riescono a sconfiggere l'inflazione senza causare effettivamente una recessione. Invece adesso lo scenario si sta un po' più spostando verso l'hard landing, ovvero sostanzialmente uno scenario in cui le banche centrali proveranno a sconfiggere l'inflazione, ma difficilmente riusciranno a scamparla dalla recessione a partire dagli Stati Uniti. Questo scenario di recessione sempre più probabile ha stimolato in modo armonico agli acquisti su alcune classi di investimento che ben performano in uno scenario di recessione che vince l'inflazione, quindi abbinata alla disinflazione, e su tutti il Nasdaq, il tecnologico Nasdaq, che si sta rivelando uno degli indici più forti da inizio anno e vedete che sta andando molto molto bene. Oggi sta ritracciando, ma da metà marzo sostanzialmente è in recupero e ha messo in scia un massimo crescente rispetto a quello precedente, mentre se vedete gli altri indici non hanno certo messo uno, non sono certo su massimi crescenti, stanno inanellando invece massimi decrescenti. Questo è l'S&P 500, ma poi per non parlare del Russell 2000, quello dove ci sono tante banche regionali americane, della street economy americane, che invece è molto più vicino, se vedete addirittura è il bottom raggiunto lo scorso ottobre, e forse tra gli indici, qualora il mercato ribassista proseguirà, nessuno lo sa, è quello visto da alcuni operatori, il primo, il più probabile che vada eventualmente ad aggiornare i suoi minimi. Anche gli indici europei non stanno più mettendo in scia massimi crescenti, anche perché sarebbero quasi equivalsi con il massimo storico, si è avvicinati al 6 marzo, invece stanno, vedete, stanno soffrendo, chiaramente pieni di banche. Ma torniamo alla domanda iniziale: perché le banche centrali potrebbero fermarsi ma far alzare i tassi a qualcun altro? Ecco, andiamo a vedere intanto i future sui tassi, ogni tanto li guardiamo insieme ed è una buona abitudine. Vedete, in questo momento il mercato sta scontando, per quanto riguarda la Fed, tassi al 3,8% a dicembre, invece il tasso proprio nei giorni scorsi Powell lo ha portato al 5%, quindi il mercato sta scontando che la Fed
nonostante Powell abbia detto che non ci saranno tagli nel 2023, eccetera, eccetera, taglierà i tassi di 120 punti base nel corso dei prossimi mesi. Quindi è un pivot anche molto molto forte. E, mentre la differenza della Banca Centrale degli USA, il mercato non sta scontando per il 2023 un pivot per quanto riguarda per quanto riguarda l'Europa, perché qui siamo sui future sull'Euribor, che è un po' la rappresentante più diretto del tasso sui depositi della BCE, che è uno dei tassi che manovra con la politica monetaria. Vedete che sono al 3,2%. Adesso l'Euribor è stato portato, i tassi sui depositi sono stati portati dalla BCE al 3%, quindi il mercato sta scontando che la BCE alzerà i tassi di circa 25 punti base, 20 punti base, chiaramente siamo lì, però non sta scontando il pivot, mentre per quanto riguarda la BCE, scusate, la Fed sta scontando il pivot dal 5 al 3,8. Per quanto riguarda l'Europa, invece, il pivot è visto più in là, nel 2024, vedete che si torna un po' indietro, 2,85 e appena 2,75 nel 2024. E 25. Quindi questo è molto importante, mi avviso da segnalare. C'è un decoupling tra le aspettative di pivot negli Stati Uniti rispetto a quelle dell'Europa. E forse questo ha dato slancio nelle ultime sedute al cambio euro-dollaro. Andiamo anche qui a dare uno sguardo al cambio euro-dollaro, che si è portato addirittura nei giorni scorsi fino a 1,9, quasi sfiorato 1,87, eccetera, eccetera, con le candele. Riusciamo a guardare anche lo spike, ecco, 1,932, superato 1,9. Oggi però sta scendendo perché oggi è una giornata di risk-off sui mercati, e le banche tornano a far paura, e chiaramente, e quindi in questo caso il dollaro viene comprato un po' anche per la sua funzione di bene rifugio durante le sedute complicate. Ecco perché le banche centrali potrebbero fermarsi nel rialzo dei tassi, ma allo stesso tempo attuarli indirettamente. Vi faccio vedere questo grafico molto molto interessante a mio avviso, che fa vedere appunto la fuga dai depositi per quanto riguarda le banche americane. Vedete, è un costante calo di depositanti che toglie via i propri soldi in banca, e allo stesso tempo l'aumento degli asset da parte dei fondi che gestiscono gli investimenti, i money market funds. Quindi c'è un travaso praticamente dalla liquidità parcheggiata nei conti correnti verso i fondi di investimento. I cittadini sono molto più veloci in questo momento. Questa crisi è più veloce rispetto alle precedenti. Nel 2008, prima di arrivare a prendere delle decisioni, ci si impiegò del tempo, eccetera, eccetera. Qui è bastato un weekend per cui sei banche centrali si sono incontrate e hanno preso delle decisioni per dare liquidità al sistema, ma anche i cittadini, i correntisti sono probabilmente più veloci in questo momento nel gestire la crisi, e quindi corre tutto più velocemente. Il tema della velocità è molto molto importante da comprendere, a mio avviso, per andare a distinguere come si stanno sviluppando gli eventi in questo 2023 rispetto a delle crisi precedenti, che si prenda quella del 2000 o del 2008, gli anni 70. Non sappiamo poi se questa crisi avrà effettivamente, ci auguriamo di no, le stesse proporzioni di difficoltà di quelle più grandi di cui vi ho menzionato prima. Ecco, comunque è in atto questo movimento molto molto importante. E perché è in atto? È in atto perché le banche sostanzialmente non danno remunerazioni interessanti sui depositi. I clienti lo stanno capendo, in particolare negli Stati Uniti, e spostano laddove le remunerazioni sono più importanti, remunerazioni importanti perché i tassi sono saliti, e quindi a fronte di un rialzo dei tassi, se le banche non alzano le remunerazioni, i clienti dopo un po' portano i soldi altrove proprio a caccia di rendimenti più elevati, e quindi le banche si trovano, diciamo, in una sorta di corridoio molto molto stretto, perché se vanno ad alzare le remunerazioni sui depositi, chiaramente riducono i propri margini, e
e allo stesso tempo, se vanno ad alzare le remunerazioni, eliminano un po' questa fuga dei depositanti, ma allo stesso tempo sono costrette ad aumentare anche gli interessi che esse chiedono sui prestiti, perché se chiaramente alzano i tassi che pagano ai depositanti, per avere sempre margini più elevati, devono alzare l'asticella verso l'alto anche sui tassi che chiedono a chi chiede loro dei soldi in prestito, quindi imprese e famiglie. E quindi in un contesto in cui le banche andranno ad alzare i tassi delle remunerazioni per evitare la fuga dei depositi in corso verso i money manager, dovranno anche alzare, inasprire le condizioni di accesso al credito. Ed ecco che qui c'è il tema del tightening, del credit tightening. Cioè abbiamo finora parlato di quantitative easing e quantitative tightening come quelle misure in cui una banca centrale aumenta la liquidità o la drena attraverso appunto il percorso di tightening. Ma c'è anche il tema del credit tightening, cioè il drenaggio della liquidità attraverso non la banca centrale ma le banche private. Le banche private che si trovano per via di una questione di capitali, di patrimonio netto, di peggioramento del quadro patrimoniale, alimentato a sua volta dalla fuga dei depositi e dal rialzo dei tassi delle banche centrali e dei titoli che esse hanno in portafoglio che si svalutano, alimentato da tutto questo contesto, sono costrette probabilmente a salvaguardare il capitale e ad utilizzare magari la liquidità eccezionale che le banche centrali le stanno dando in prestito in questi giorni, non tanto per aumentare i prestiti quanto per rimettere un po' a posto i conti deteriorati da questo clima di cui vi ho parlato. E quindi sostanzialmente il tema forte potrebbe essere il tightening delle banche private, cioè potrebbero prestare meno sia a imprese che a famiglie e a tassi più alti, e quindi questo potrebbe portare, secondo la Federal Reserve, l'economia più rapidamente in recessione, perché proprio mancherebbe una quantità di benzina offerta dalle banche agli attori economici principali, imprese e famiglie. Questo è un fenomeno che potrebbe arrivare anche, e ci auguriamo di no, però potrebbe arrivare anche in Europa per via diversa, perché anche qui abbiamo casi di banche che stanno in difficoltà come Deutsche Bank, abbiamo assistito al caso Credit Suisse e vedremo chiaramente anche il tema dei bond AT1, i cosiddetti coco bonds in pancia alle banche che dopo il salvataggio di Credit Suisse da parte di UBS sono considerati titoli molto più fragili perché sono stati sostanzialmente portati a zero ed è stata data la prevalenza agli azionisti e non agli obbligazionisti di questi bond. Quindi è stato fatto probabilmente un pasticcio, chi lo sa, vedremo la storia come lo andrà a catalogare, però questo potrebbe innescare un effetto, un problema per tutte le altre banche che hanno questi bond e che comunque rappresentano una forma importante, hanno rappresentato una forma importante per i requisiti patrimoniali. Se questi bond non dovessero essere più emessi o emessi a condizioni peggiorative, le banche avrebbero comunque problemi nel rafforzare il capitale, dovrebbero trovare altri modi. E quindi è questo un po' che il mercato sta scontando, andando a penalizzare in questo momento il settore bancario anche in Europa, seppure dal punto di vista tecnico c'è più regolamentazione e la crisi delle banche europee, delle banche regionali americane è diversa tecnicamente da quella europea, ma in realtà c'è il punto di comune, cioè quello dei tassi che salgono e comunque creano danni anche ai bilanci delle banche per la via della fuga dei depositanti che sono più svegli probabilmente a questo giro della storia rispetto ai precedenti e quindi vanno a caccia di rendimento. E questo grafico ne è assolutamente la prova. Questo grafico chiaramente siamo negli Stati Uniti. Quindi questo è un tema. Ed è stato sostanzialmente calcolato che il credit tightening delle banche centrali, delle banche private, scusate, equivale a una sorta di rialzo dei tassi della banca centrale. C'è chi dice equivale a un 50 punti, chi dice 150 punti, ma che sia comunque una stretta che abbia un effetto sull'economia reale al pari della stretta che
che può avere un rialzo dei tassi operato a monte da una banca centrale, di questo non v'è dubbio. Le proporzioni, se sono 50 o 150 punti base, lasciamole calcolare a chi appunto ha questi strumenti per farlo. In questo grafico, che potete consultare anche voi andando sul sito della Fed San Luis, praticamente c'è la percentuale netta degli standard di tightening delle banche commerciali negli Stati Uniti. E vedete che nelle linee arancio grigie, che sono quelle della recessione, vedete che ogni volta che c'è un forte inasprimento di tightening di queste condizioni, cioè restrizione del credito a famiglie e imprese, è un leading indicator per l'arrivo poi della recessione. Vedete che in questo momento, se andiamo un po' a zoomare, siamo in una situazione, vedete, di scusate, ho fatto un po' di. Vedete che stanno aumentando, si sta inasprendo il credito, e qui siamo ancora agli ultimi dati che verranno aggiornati. Quindi questo qui potrebbe essere un leading indicator della recessione. Se aumenterà il tightening da parte delle banche private, che ovviamente non vogliono far tightening, ma sono costrette da tutto il meccanismo che è partito con il rialzo dei tassi, con il tema della fuga dai depositi, eccetera, eccetera, a quel punto le probabilità di recessione aumentano e quindi diminuiscono quelle di soft landing. Ed ecco perché il mercato si è posizionato su hard lending. Hard lending vuol dire sostanzialmente, a livello di portafoglio, comprare bond, comprare oro, comprare titoli tecnologici a larga capitalizzazione, e quindi comprare. In questo caso è stato terreno fertile per Bitcoin, che è un po' oro, un po' Nasdaq nelle sue corde, e in questo momento così è visto dagli investitori, ed è l'asset che ha fatto la migliore performance del 2023. Chiaramente le criptovalute hanno poi i loro problemi regolamentari, eccetera, eccetera, da smaltire, in particolare le alternative coin in questo momento, che rischiano di diventare delle securities negli Stati Uniti, cioè delle azioni, e quindi potrebbero mettere a dura prova gli exchange che in questo momento le vendono, e quindi proprio l'esistenza stessa di alcune alternative coin, ma è un tema da seguire in futuro. Però il mercato si è mosso in modo armonico e anche veloce, a scontare, passando da un soft landing a una sorta di hard landing, e quindi lo vediamo con le classi di investimento che si sono un po' più sostanzialmente mosse bene nelle ultime settimane, andando a posizionarsi su questo scenario. È chiaro che se poi un rialzo dell'inflazione oltre le attese, eccetera, eccetera, potrebbe a quel punto mettere in difficoltà eventualmente, per esempio, il mercato delle obbligazioni, che sta andando a scontare effettivamente uno scenario molto, tra virgolette, rosso sul fronte del calo dei tassi. Come dicevamo, il mercato in questo momento è posizionato su un pivot della Fed, mentre Powell ha detto che non taglierà i tassi. Quindi, qualora però i dati di inflazione più brutti del previsto, eccetera, eccetera, dovessero spingere il mercato ad ipotizzare che la Fed non tanto alzi i tassi, ma soprattutto non li vada comunque ad abbassare, magari il mercato dei bond, soprattutto a lunga scadenza, che si è mosso molto in anticipo su questo scenario, forse troppo ottimistico lato tassi, magari potrebbe essere un po' in difficoltà. Chi lo sa, lo scopriremo solo nelle prossime settimane, barra mesi. Ovviamente non si tratta di consigli finanziari, ma solo di qualche spunto per andare a riflettere su quello che potrebbe essere in questo momento il maggiore scenario che i mercati finanziari a livello probabilistico stanno andando a scontare, nella consapevolezza che gli stessi poi vanno a cambiare scenario rapidamente quando arrivano nuovi dati. E l'abbiamo visto praticamente nelle ultime giornate, quando si sono posizionati in modo violento, rapido e inatteso e non annunciato. Lo fanno chiaramente con questo ritmo, da uno scenario di soft landing a uno scenario adesso di hard landing, agganciato al concetto del credit tightening, che a mio avviso sarà uno slogan, tra virgolette, che verrà via via sempre più
diventerà sempre più di moda nelle prossime settimane, barra mesi, accompagnato magari da quantitative easing e quantitative tightening, ma sentiremo sempre più parlare, probabilmente, almeno questo ci dicono i dati in questo momento, di credit tightening. E quindi è questo lo spunto che volevo offrirvi oggi in questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate. Come al solito, il rimando ad iscrivervi al canale e a leggere i miei articoli sul Sole 24 Ore in basso. Alla prossima!